Witlands. Dunque, prima di partire, vediamo se ci sono delle cose particolari alle quali prestare un po' di attenzione. Allora, una prima cosa che si nota è in questo punto una doppia stanghetta, e di queste due stanghette una è scritta più in grosso e più spessa, con due puntini, sia per la destra che per la sinistra. Allora, qualcuno forse lo saprà già, questo è un segno chiamato ritornello. Cosa vuol dire? Che arrivato a questo punto mi fa tornare indietro e ripartire. Questo semplicemente vuol dire che queste due battute devo suonarle due volte e poi proseguire per il mio brano tranquillamente. E nelle prime due battute io ho soltanto la mano sinistra che suona, perché nella mano destra ci sono le pause. Ma questo non vuol dire. Con la mia mano sinistra suono prima, seconda battuta, ripeto la prima, ripeto la seconda e poi vado avanti. Allora, in quale posizione sistemare la mano? Io vedo qua il mignolo, il numero 5, che è scritto sotto alla nota La, e poi le altre dita nell'ordine su Si, Do, Re, Mi. Quindi, se questo è il Do centrale, io mi sposto molto a sinistra perché il La è scritto molto in basso rispetto al Do centrale. Quindi questa è la posizione. La, Si, Do, Re, Mi. Questa è la posizione di partenza della mano sinistra. La posizione di partenza della mano destra è invece su Mi e Do. Il pollice sul Mi e il 5, il mignolo sul Do. Cosa vuol dire? Questo ovviamente non è il Do centrale, è il Do che sta più in alto, quindi più a destra. Il mignolo starà qui e il pollice qua. Bene, cos'altro guardare? Sia per la mano sinistra che per la mano destra abbiamo spesso all'inizio della battuta delle note che contano 4, bianche senza la gamba. Qui, qui, qui. Qua. Ne abbiamo molte nel corso di tutto il brano. Allora, già normalmente una di queste note sarebbe sufficiente ad avere il suono per tutta la battuta, perché noi dobbiamo contare 4 per ogni battuta e una nota che conta 4 già potrebbe riempire da sola tutto il tempo di ogni battuta. Ma in questo caso, questo tipo di scrittura, questo modo di scrivere le note ci dice: attenzione, suona come prima cosa questa nota, questo La. Tieni premuto il tasto per tutto il tempo e nello stesso momento suona anche le altre note. Quindi, mentre io suono Si, Do, Re, Mi, eccetera, dovrò prestare attenzione e mantenere il mignolo a premere il tasto. Quindi il suono di questa nota e delle altre deve durare per tutta la battuta mentre sto suonando anche le note che vengono dopo. Questa cosa ce l'abbiamo spesso anche nella mano destra. Il Mi deve rimanere premuto per tutta la battuta perché conta fino a 4 e qui lo stesso. Questo Do conta soltanto fino a 2, quindi a un certo punto finisce e suoneremo queste altre note. Qua a un certo punto abbiamo un altro Mi da suonare, vuol dire che in questo caso il Mi dovremo alzare il tasto per poterlo premere la seconda volta. Eccetera, eccetera. Un'ultima cosa da guardare. Per la mano sinistra abbiamo un bel po' di accordi. Sono tanti, ma sono di due tipi soltanto. Il primo è formato dalle note Do, Fa, La. Io inizio a leggere le note sempre da quella più in basso, cioè da quella che sta più a sinistra sulla tastiera. E i numeri sono messi nello stesso ordine delle note, quindi il 5, il mignolo, suonerà il Do, il 2, l'indice, suonerà il Fa, l'1, il pollice, suonerà il La. E questo si ripete per 4 volte nella battuta. Ecco qua. Do, Fa, La. Poi c'è un altro tipo di accordo.
La mano si deve spostare un po'. Le note sono Si, Mi e Sol diesis. Quindi il Sol diesis non tasto bianco, ma tasto nero a destra. Le dita sono sempre le stesse. 5, 2, 1. 5 sul Si, 2 sul Mi, 1 sul Sol diesis. Quindi, ecco qua. Si, Mi, Sol diesis. Quindi, una cosa che dovremo fare, un allenamento che dovremo fare con la mano sinistra sarà passare di continuo da un accordo all'altro per fare in modo che la nostra mano capisca bene come spostarsi dal primo al secondo e dal secondo al primo. Allora, le dita sono sempre le stesse tre e anche i tasti sono più o meno alla stessa distanza fra di loro. Basta semplicemente spostarsi un po' e entrare un pochino in mezzo ai tasti neri perché il pollice deve arrivare sul diesis. A questo punto suono la mano sinistra dall'inizio alla fine, tenendo conto che queste due battute verranno suonate due volte prima di andare avanti, e poi mi fermerò un attimo per spiegare una diteggiatura in un paio di battute. Ecco, nella penultima battuta, oltre che la richiesta di suonare pianissimo, c'era anche questa sigla RIT, che vuol dire ritardando, cioè rallenta un po'. Rallenta un po' mentre stai suonando perché ti avvicini alla conclusione, alla fine, per cui può essere indicato. In questo caso può essere bello da sentire che la musica rallenta un po' prima di fermarsi completamente. E quello che dobbiamo vedere a proposito di una certa diteggiatura. A un certo punto, in due battute, io ho seguito il consiglio del libro per suonare queste note: Si, Mi, Fa, Mi. Cioè il libro riporta un 4 sul Si e poi Mi, Fa, Mi con 1, 2, 1. 1, 2, 1. In effetti questa soluzione non è molto comoda, perché se io devo tenere il tasto abbassato, il Si deve continuare a suonare, arrivare con il 2 a suonare questo Fa in effetti è abbastanza scomodo. Allora, ci sono due possibilità. Io posso spostare un attimo il mignolo. Il mignolo ha suonato un attimo prima il La. Io lo sposto sul Si e quindi suono il Si con il 5 al posto del 4. E allora queste note diventano più semplici. Dopo aver fatto questo, si può fare. Ma già che sono qui, posso anche fare. Non è assolutamente un problema. Quindi possiamo seguire il consiglio del libro, ma capisco che effettivamente è un po' scomodo. La soluzione più adatta forse è mettere qui il dito numero 5 al posto del 4 e possiamo qui a questo punto usare 2, 1, 2. Quindi 5, 2, 1, 2. Perché questo? Il libro dà dei suggerimenti, dà dei consigli. Le diteggiature che noi troviamo
nei libri, negli spartiti, molto spesso sono utili e ci possono risolvere dei problemi. Ma una diteggiatura universale che vada sempre bene per tutti non può esistere, perché le mani sono diverse, c'è chi ha le mani più larghe, più strette, con le dita più corte, più lunghe, per cui una diteggiatura non può essere sempre la soluzione ideale per tutti, tutti, tutti. E allora, qualche volta, quando troviamo una situazione non comoda, possiamo un po' scegliere e adattare una diteggiatura che per noi è più semplice e che ci aiuta a suonare senza troppe difficoltà.